Fratelli e ragazzi, amici di Facebook, YouTube e Instagram, buongiorno a tutti ragazzi, un saluto a tutti gli iscritti al canale e buon martedì, buon martedì. Allora, ragazzi, un po' di argomenti. Prima si parte dalle cose belle, da comunque le emozioni, per poi arrivare a un po' di sfoghi, eh? Allora, Interlecce, ragazzi, intanto vi invito ad andare a vedere sia il video post partita direttamente dal Meazza, tanto dura 2 minuti. E poi soprattutto è il film della giornata della Family Nerazzurra allo stadio, ok? Quindi che sta piacendo molto. Adesso su questa cosa qui dirò un paio di cose, perché c'è sempre il fenomeno di turno, no? Che deve sparare la minchiata. E io rispondo a tono anche a chi viene a scrivere, perché se scrivi, io lo dico sempre, no? Tante volte YouTube dovrebbe stare attento a chi si mette come utenza, senza nome, senza cognome, senza foto. Però se tu hai nome e cognome e scrivi, poi ti assumi le responsabilità di quello che dici, ti becchi anche la risposta magari via video. Detto questo, quindi Interlecce, che ve lo dico a fare, ma lo si leggeva negli occhi soprattutto di Stefanino, le emozioni, insomma, di Stefano sono state bellissime, non ce la faceva più, ci ha fatto entrare una cifra di tempo prima, infatti mi dispiace che c'era della gente che è arrivata dopo e non ci siamo beccati, però vabbè, sarà per la prossima, sarà, dai, ragazzi. Però è stato bello, poi la partita insomma ha fatto in modo che fosse ancora più bella la serata, è stato molto bello l'affetto di tanta gente, gli amici con i quali ho vissuto ore e ore e ore di stadio, perché qui vorrei far capire un po' di gente che è vero che negli ultimi 2 anni è la seconda volta che vado, ma qui c'è uno che si è fatto anni e anni e anni, anni di abbonamenti allo stadio, ma anni di abbonamenti dai tempi del Trap fino a prima del Covid, l'ultimo abbonamento. Quindi, detto questo, siccome c'è sempre qualche fenomeno, no? Mi è venuto a contestare il video, hai capito? Il video che voi trovate emozionante e tutto, questo mi scrive: com'era che dicevi con 1000 punti di domanda? Già ti poni a cazzo di cane. Vuol dire che ti sto sui coglioni, vuol dire che non hai una cazzo di vita, non hai. Perché uno che scrive: chi fa le live reaction dallo stadio non è un vero interista. Tu le ultime 2 volte che ci sei andato le hai fatte. Sappi che così non sei credibile. Allora, queste vi sembrano live reaction, come le intendo io? Perché live reaction ti dovresti riprendere 90 minuti, ok? Durante la partita, un po' come faccio io da casa, e poi montare il tutto. A me è sembrato di far vedere dei video dopo i gol. E di fare un minimo di live reaction mia, ma giusto per coglionare un po', per cazzeggiare, perché la partita veramente a un certo punto era in completo dominio totale dall'89esimo, no? Una cosa così goliardica. Quale cazzo è il problema? Che ti ho portato il film dall'inizio fino al McDonald's con tutte le musiche montate e tutto. C'è differenza, c'è differenza. Quindi se dico Ligori ti sto sui coglioni, trova un altro appiglio, perché è scritto una minchiata, è scritto. Perché c'è gente che va allo stadio tutte le domeniche, anche in curva, e si registra 90 minuti. Quello magari anche no. Che dici? Quello dico io. Io non sono stato 90 minuti col telefono. C'era lì gente che lo può testimoniare. Fenomeno. E perché comunque sto dando un bel prodotto. Perché la gente apprezza una famiglia completamente nero-azzurra allo stadio, che va lì e fa il tifo. Invece di guardare quelle cose, guardi le minchiate, eppure sbagliate, tra l'altro. Quindi quello è il discorso. Ma io contro st'utenza mi scaglierò sempre contro. Allora, questo è il primo sfoghino. Interlecce. Allora, prima di tutto, milanisti ovviamente spariti, l'avevo detto nel video al mattino, avevo detto ancora prima di sapere il risultato di Interlecce, sono già spariti. Adesso stanno aspettando solo di vedere cosa faremo noi. Ma detto questo, c'erano dei milanisti, no? Che dopo Bologna-Inter, cioè, ho visto dei titoli anche, delle cose del tipo: l'Inter perde a Bologna anche rubando. Tu pensa, rubando noi a Bologna, hai capito? Perché quello è stato un altro ricordo di quello che c'era il fuorigioco. No, quello non va bene, no. L'Inter ha rubato e ha perso. Invece l'Inter che vince 2-0 con Lecce, dove io almeno dal Meazza, e si vede nel video, almeno quello su Gosens ce l'avevo sotto, ce l'avevo proprio sotto al naso quello di Gosens. Lì è tutto a posto, non scrivono un cazzo i milanisti, non fanno i titoloni. L'Inter vince anche se per la decima volta, perché ne ho contate almeno 10 di partite con episodi a sfavore da quando è ricominciato il campionato, ha vinto lo stesso. E siccome qua ogni volta si rimarca il fatto, ho detto segnateveli tutti, segnateveli, perché poi quando ci sarà qualcosa a favore ci faranno due coglioni così. E si è vinto, ma c'erano 2 rigori, c'erano. I milanisti non dicono che gli stavano dando un rigore scandaloso a favore. Questo non lo dicono. Che cazzo si è andato a inventare quell'arbitro lì? Ok? Quindi le solite cose, le solite.
Due rigori mancano all'Inter e l'Inter ha vinto 2-0 e nessuno dice un cazzo. Nessuno dice un cazzo. Poi. Questo l'abbiamo. Mi sono scritto le cose perché poi bisogna rispondere a tono. Allora, settimana scorsa Mourinho, fine settimana Klopp, da ieri Conte. Ma per voi è una cosa normale? Al di là della situazione societaria dell'Inter, ma per voi è una cosa normale? Io l'ho detto già, perché settimana scorsa di Mourinho ne ho parlato anche a Top Calcio, ma io quando sono usciti questi nomi ho detto, un conto era quando c'era Spalletti, che Conte effettivamente l'hanno pizzicato sotto la sede, cioè. Ma qui guarda caso, ogni volta che ci sono degli impegni e delle cose, c'è il Toto Panchina. Ma voi mi spiegate come cazzo è possibile che comunque Inzaghi, con tutte le pecche che ha, con tutti i difetti che ha, è lì comunque secondo, è lì che si deve giocare un possibile quarto di finale, ha vinto una Supercoppa contro il Milan campione d'Italia. Il Milan campione d'Italia è uscito dalla Coppa Italia e noi ci andiamo a giocare una semifinale. Il Milan campione d'Italia è dietro, ma nessuno parla di Pioli. Di Pioli is on fire, non parla nessuno. Cagano il cazzo solo a Inzaghi. 800 nomi stanno facendo. Ci poniamo delle domande? Come mai? C'è qualcosa che non va, ma come? Erano loro che dovevano riconfermarsi, lo ripeto, noi ci dovevamo riconfermare l'anno scorso, siamo arrivati a un punto. Questi sono a meno 18, di Pioli is on fire non parla un cazzo di nessuno? Di Acciughina Allegri, il mister più pagato, perché quando c'era Conte, che era il mister più pagato, la Gazzetta e tutti i giornali facevano i titoloni e scassavano la minchia, ma quello in panchina con l'Inter ha vinto lo scudetto, ha vinto, ci ha riportato a vincere. Acciughina Allegri che minchia sta facendo 9 milioni di euro a stagione? No, parlano di Mourinho, di Conte, questo mi fa incazzare, questo. E poi arriviamo, eh? La Cristillin che parla ancora dell'Inter, quella che ce l'aveva conto IR, sta gente che parla dell'Inter, per poi arrivare al grande De Laurentiis che parla dell'Inter, non ha ancora vinto lo scudetto e già si pavoneggia, non ha mai parlato di Zhang. Parla adesso che sta a 15 punti il fenomeno, però non dice De Laurentiis, non si ricorda che l'estate scorsa c'aveva mezza piazza contro perché aveva venduto tutti e forse gli ha detto anche un po' culo, gli ha detto, a come sta andando, a come era rivolta tutta la piazza per aver dato via i giocatori. Questo non lo dice De Laurentiis. De Laurentiis non lo dice che senza mascherina col Covid hanno dato gli tossini in faccia a tutta la gente. No, deve guardare Zhang e dice che porta sfiga, ma forse De Laurentiis si confonde proprio con Toir. Perché Zhang ogni volta che c'è e ogni trofeo, finali anche, era presente, abbiamo vinto, l'abbiamo portata a casa. Ti sembra tanto triste? Ma sarà anche triste, ma il trentenne ti ha messo le palle in testa, ti ha messo, perché in 6 anni ha vinto più di te, quindi goditi il suo scudetto che è strameritato, ma non scassare la minchia a chi non te l'ha mai rotta. Cioè vedete poi com'è la gente, come cazzo funziona. E qui deve essere l'Inter che deve rispondere, a tono. Ma come cazzo sta? Ma chi è questo qui? Ma che gente è questa qui? Ma state nel vostro, vinciti lo scudetto meritato. Ma che cazzo c'entra? Zhang è triste quando va, l'Inter non vince. Una marea di minchiate. Una marea di minchiate. E ripeto, questo il ragazzo cinese, possa piacere o non piacere, 30 anni, questo lo dico al signor De Laurentiis, hai capito? In 6 anni ha vinto più di te, anche se vincerà lo scudetto quest'anno. Quindi, questo è il mio video, ragazzi. Guardatevi il video, mi raccomando, Il film di una giornata stupenda a San Siro, va bene? Non sono proprio live reaction, ripigliati, zio. Condividete il video, iscrivetevi al canale e sempre forza Inter. Ciao ragazzi.